Vediamo come si sviluppa la situazione. Questa mi sta andando anche fin troppo bene, sta partita. Armen, Daci, Greci, Mini, Cine, Daci. Una spilza di popolazioni. Ok, fermo, buono, buono, buono. Non vi ho fatto vedere neanche una battaglia, però che cosa triste. Vabbè, non mi interessa, rese conto dei fondamenti, ok. Questo del governatore sistema fognaio. I seggi senatori di nuovo hanno bisogno, le popolazioni non meritano. Ma fare sti schifi maledetti. Io con l'ammiraglio Oppio, detto il fumatore, telefono muto. Allora, qui costruzione in corso. Costruzione in corso e qui ora posso costruire, giusto? Good! L'estate lastricate già si sono, a quanto pare. Non è vero. Ah, devo proprio costruire l'estate. E il tempio di Giove. Perfetto, ragazzi, perfetto. Ma raga, Mediolanum, è la banca Mediolanum, è la banca Mediolanum! Ok, e come torno, un po' mandato avanti le città, e onestamente questa città sta andando di male in peggio. Però, stavo pensando, non è che una preziosa risorsa commerciale, ma usa un fungo. Comunque, cioè, non è che per caso questa sta andando così lenta. Perché hai i commerci bloccati da questi qua? Mi sta venendo un dubbio. Quindi ora ci mando Mio subito la duce. spia, che non può fare niente. Allora aspettiamo un attimo turno. Da poco tempo. Allora, vediamo di spia sti cerchio. Attendo e osservo. Vai, vai, osserva, osserva. Aspetta che ti arriva la visuale in first person. Questo rumore inquietante è lui che fa un'animazione indiscutibile. 20, 30, 30. Andiamo alle asciutta. Prendiamo Flavio Comandante! e Amulio. Signore! Ma Ordini! le guardie cittadine proprio no. Ma come c'ho tutte queste guardie cittadine? Vabbè, io ne lascerei solo 4 e prenderei questi, Generale! questi, Comandante! questi Comandante! e questi, e Generale! li metterei, non so se farli attaccare, c'ho paura di sprecare troppe truppe, quindi io li mando In marcia! in marcia. Quelli perdono notevolmente il guadagno per qualche motivo, però qui capirai. Ordini! Signore! È Comandante! una mossa In azzardatissima. Ma marcia! cosa fai, no? Madonna, veramente ti fa tutta questa Mosse esaurite, Ma signore! questo mo ha preso meno 142 guadagno. Madonna, allora questo è un capace. Cos'è? Signore! Seguito da un istruttore e un esattore. Quest'uomo è decisamente carente, infatti preferisce credere qualunque storia commovente e limitarsi a prendere meno 10 di scale. Ordini! Uno bravo, tu sei bravo. Annoiato dalle corse. Più uno riduce l'ordine pubblico, meno 5%, meno 1 la produzione agricola. Più 5 su tutti gli introiti però. Minchia. Questo invece. Più 1 influenza, più 5 gradimento verso il penale, sfortunato. Questo è bravino, Comandante! questo è bravino, mi sa che lo mando di là, raga. Boh, io provo. Ordini! Vai di là. Lasciamo l'armata! Muoversi! Mosse E esaurite, voi dovete signore! tornare là, va. Quindi ora prenderei Generale! Flavio, Giulio, alla tu, grazie, Mio sei duce, stato sono in marcia. utilissimo. Ordini! Ingaggiare il Fammi il nemico! book. Ma Vittoria! come, vittoria? Ingaggiare il nemico! Oh, mamma mia, voglio la guerra, voglio la guerra! Lì sono radunati gli schiavi ribelli. Sono più coraggiosi e degni di quanto uomini di quel tipo abbiano diritto di essere.
Va bene, inizia. Avere paura non è una vergogna. È una vergogna. Inizia schieramento, ragazzi, ed eccoci qui nella prima battaglia. Cercherò di far vedere in un episodio almeno una battaglia, almeno una, altrimenti non ha senso. Comunque benvenuti, iniziamo subito la battaglia. Dove stanno? Eccomi. In quanto tempo volete morire? Ah, qui ci sono i belli briganti, immagino ci sia loro per andare. Con una velocità mai vista. Generale, muovetevi! Unità! Dai! Allora io. Unità! Mando così. Unità, muoversi! Muoversi! Unità in corsa! E poi. No, ho cambiato i tasti, giusto? Unità! Unità! Oh, vedete quale tecnica applicano, cioè non ci vedo mai. Le unità armate di Pilum scagliano i loro pesanti giavellotti. Ah, questi sono armati di Pilum. Questi sono armati di Pilum. Tira i triari, ragazzi. Imparate queste nozioni fondamentali. Allora, qui. Dove andate? Per bene. Rimanete là. Cosa fanno? Cioè, stavo cercando di capire. La fanteria di bassa qualità è utile per ingaggiare e trattenere sul posto il nemico mentre lo attacchi sul fianco o alle spalle. Ma minore... Vabbè, l'ho capito, ho capito. I triari cosa fanno? Ma stanno scappando? Questi? No. E allora a chi inseguire? Ma andate piano poi. Cioè, questi se la tirano easy, no? Questi già qua corre. Queste sono le guardie cittadine. Ma vi muovete per favore? Come di disastro. Allora, fermi. Ora voglio vedere quali sono quelli che tirano. Arcieri, attaccate. Annientateli! Triari, ti stanno attaccando! Non li posso mettere in una formazione decente? Ok. Siamo sotto attacco! Serio? Non è vero? Questi dicono siamo sotto attacco! Ok. Ora che abbiamo un minimo di schieramento, fatto anche male, mi devi attaccare. Mentre questi qui dietro si faranno probabilmente questi qua. Questi qua intanto se la filano completamente. Unità, avanti! Rotta già! Una battaglia non si vince solo uccidendo i soldati. E ora fate il buco a questi. Con quale? Sia lode agli dèi! Vabbè, lasciamo una battaglia. Roma esige la vittoria dai suoi generali! Non abbiamo perso e nessuno. Questo è certamente un giorno di vittoria! E non sono morti neanche a causa loro. Li ho tipo uccisi io da solo. Vittoria! Ok, perfetto, che ne be bene, cosa sto dicendo? Abbiamo vinto, ragazzi, abbiamo vinto. Ora io farei una cosa che forse alcuni reputano intelligente e altri no. Comandante! Manderò questo Flavio Giulio con... Ordini! Ah, sono morti gli astati. È morto un astate e due triari, mi pare. Con... Generale! Due guardie cittadine. Comandante! Qui. Muoversi! Che dovrebbe aumentare gli introiti, si trova entra in città. Avanzare! E infatti. Signore! Oh, mamma Yala, oh. E manderò. Ma sì. Se questo mondo qua diminuisce gli introiti, sì, ma di poco, ok. A sto punto preferiscono. Signore! Tenermelo lontano adesso. Rimane lì tipo capro espiatorio. Generale! Questi sono alleati, perfetto. Mio duce. Ok. Vediamo, qui abbiamo
un sacco di gente, spero che sia anche brava, immagino. Una spia può essere uccisa nel corso di una missione. Se la missione ha successo, la spia... Ah, quindi tu sei riuscito a farla e questo è il punto di movimento, no? E dov'è la tua barra esperienza, amico? Sotterfugio. Quest'uomo non è nato per la cospirazione, ma qualche sprazzo di intuizione a riguardo. Lol. Genio, quest'uomo è un genio nato per lo spionaggio e il sotterfugio. Questa abilità potrebbe diventare una spia eccezionale. Bravissimo. Sei una spia qui contro voglio. Questo qui c'è. Pronti a salpare! E niente, ragazzi, ora abbiamo Introidi Forever. Solo Introidi, ragazzi. Quindi la puntata di oggi finisce qui. Io ho registrato una cifra. Quasi un'ora, non so come montare. Dovrò fare un lavoro di editing tipo mago. Qualcuno mi può dire come minchia aumento gli introiti? Cioè, è frustrante come cosa, è proprio frustrante vedere che tipo le altre città pure con i comandanti più brutti e scrausi del mondo riescono, ma tutti quei galli, ma che fanno qualcosa di brutto che io non voglio vedere, quindi siamo alleati, galli, ricordatelo. E quindi, cioè, se qualcuno sa come aumentare gli introiti, magari scrivetelo nei commenti. Quindi, da Calamaro è tutto. Come sempre, non mettete non mi piace. E... sì, vabbè. Conquisteremo Mediolanum, la banca, esatto. La prossima volta, vediamo, ci abbiamo guadagnato pure Big Money. Big Money, creazione di guerra. E così, credo che nel prossimo episodio entreremo in guerra con i galli. Ora vediamo. Ora vediamo, anche se sono una cifra. Cioè, sono veramente una cifra. Sa che prima di entrare in guerra mi farò un bel po' di truppe. Quindi, da Calamaro è tutto. Come sempre, non mettete non mi piace. Ciao a tutti.